Si sfidano senza sosta, dall'alba fino al tramonto non sentono la fatica, il sudore, il caldo o la pioggia. Piegano il ferro a colpi di martello, unico obiettivo portare a termine il loro lavoro, la loro opera d'arte. Sono i fabbri, oltre 200, protagonisti della nona edizione del Campionato del Mondo di Forgiatura in programma a Stia per la 23esima Biennale Europea d'Arte Fabbrile. Il tema, la genialità 1519, per celebrare i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il titolo della mia opera è Scatola di un capolavoro. Tra fumi e fuoco c'è una vibrazione di un genio che cammina ancora e si trasmette ancora. Il 60% di loro sono stranieri, un dato importante per la Biennale che attira dunque fabbri non solo dall'Europa ma anche dal Cile, dagli Stati Uniti, dal Giappone. Un dato però negativo per l'Italia, soltanto il 40% sono appunto italiani. C'è sempre più difficoltà infatti nel nostro paese per imparare questo antico mestiere. Ecco, da quanto tempo lei fa il fabbro? Siamo fabbri da generazioni. Sono riuscito a risalire al 1800 come attività fabbrile all'interno della mia famiglia. Senta, sono sempre di meno però i fabbri in Italia, voi come fate a resistere? C'è bisogno di tanto impegno, dedizione e passione per questo lavoro. Ogni giorno mi arricchisco di questo mestiere, quindi è una lotta continua ad apprendere nuove tecniche. È uno studio continuo, si studia per imparare, per diventare sempre più bravi e riuscire a creare dei prodotti migliori. È da 3 anni che mi ha presa la passione del ferro battuto e quindi ho fatto dei corsi con la scuola di Stia che comunque mi ha aiutato molto. Ho partecipato alla Biennale di 2 anni fa e adesso anche qua sto esponendo una mia piccola opera. Ho 18 anni.